La Cudi Podcast. Dialoghi sul cospirazionismo a partire dal libro di volume 1, La Cudi Complotto. Edizione Allegre, Roma, 2021. Quinta puntata. Abbiamo avuto la fortunata opportunità di parlare con un famoso mitologo, Furio Iesi, che abbiamo avvicinato non lontano dalla sua casa, in quella campagna dove egli si era ritirato a vivere, in odio all'appiattimento e all'affollata solitudine della vita cittadina. Siamo nella neve, siamo nella nebbia, in una campagna padana, e quindi paradossalmente le circostanze sono adeguate ad evocare un mito. A forwede, suerdar, monelon da mierda, monelon mierda, al e a cerchi dallo siloni, a satro, cartenei, e un gesto, e un haila de che, forotti da mrosmi, suerdi da rughi, allad, a sani, chapanei, a scine salad, a vira lu, i roi, se rai lo, a noi, di dar dalla notte, a vorti dai se, a vini, mi soldano, sta qui da chi, non sono mai rotta, e ne, a forue, il dottin, o sbusti da mirtam, a forue, le, o sbin, Bentrovate e bentrovati, sono Enrico Manera e sono molto felice di essere qui con Wuming 1 in questa nuova puntata della Q di podcast. Inizio autopresentandomi. Anch'io sono un personaggio del libro, a un certo punto mi sono trovato citato e ho avuto modo quindi di avere un piccolo ruolo in questo studio. E lo chiamo studio nel senso che è un lavoro molto approfondito, un reportage, un'analisi, ma anche un piccolo trattato di filosofia del digitale, della contemporaneità. Ho avuto il piacere di ritrovarmi nel libro, soprattutto citato a proposito di due autori che sono delle eminenze intellettuali del lavoro di Wuming 1, Umberto Eco e Furio Iesi, che sono gli interessi del mio studio. Quindi il mio nome compare legato alla presenza di Eco e di Iesi. Senza stare a esagerare o a parlare troppo di questi personaggi, ci interessa soprattutto mettere a fuoco il loro rapporto teorico. Entrambi, sia Eco che Iesi, hanno lavorato in modo sistematico attorno alla dimensione del mito e al tema della cultura di destra. E quindi è interessante e importante che nella Q di Complotto, che è un lavoro su QAnon, questi temi, dimensione mitica e cultura di destra, si trovino saldamente uniti. Ecco, in QAnon incomincio ad avviare il mio primo intervento, che vuole essere una domanda anche rivolta a Wuming 1. La politica è sostituita con delle fantasie, sono delle fantasie che mettono insieme dimensioni misteriche, anche con un tratto fortemente paranoide. Ci sono delle forti rivendicazioni di identità, c'è un continuo utilizzo di simboli arcaizzanti, e dall'altro lato c'è uno strumentario di diffusione che oserei dire ultramoderno. Dall'altro c'è l'idea che ci sia una ribellione, una presunta ribellione che si vorrebbe antisistema, mentre in realtà ci troviamo di fronte a un lessico fortemente di omologazione, a una dimensione di massa molto stereotipante. Ecco, io credo che QAnon sia un paradigma di quella che è la nuova cultura di destra, che in qualche modo vagheggia delle scorciatoie facili, immediate, no? Racconta delle vicende incredibili, surreali, in nome di una proposta che alla fine poi è chiaramente inumana, violenta, e rappresenta davvero un paradigma della destra postmoderna, della destra contemporanea, quella che abbiamo visto in azione a Capitol Hill, per intenderci, a gennaio del 2021. Il suo radicamento con il pensiero mitico è che questa è una forma in qualche modo aberrante del pensiero mitico che prospera su se stessa, in qualche modo anche in forza dell'incanto, no, di questo suo idioma. Ora, prima domanda dopo questa breve introduzione. Umberto Eco è stato per Wuming 1, per te in questo lavoro, una guida, nel senso che tu hai individuato in modo particolare nel pendolo di Foucault
uno strumento che ti ha permesso di ragionare su come funzionano le fantasie di complotto, sia a livello di genealogia che a livello di morfologia. Quindi, da un lato mostri il lungo periodo, la grande capacità di sopravvivenza nel tempo di alcune idee. Penso al fatto che il prototipo di tutti questi grandi fantasie di complotto sia l'accusa del sangue, no? E quindi un lavoro che tu citi da Carlo Ginzburg in poi, insomma, raggiunge anche i protocolli di esami di Sion. Verrebbe da dire che QAnon è la forma moderna, o meglio, postmoderna, per il terzo millennio dei protocolli. Ecco, credo, ma su questo vorrei sentire te, che il vuoto attorno a cui il pendolo si muove sia quel venir meno delle grandi narrazioni, no? E quindi soprattutto ci sia una idea di segretezza, un'idea che nega la democrazia, nega la sfera pubblica. Cioè, intendo dire che la miticità qua sembra essere soprattutto un carattere iniziatico. Cioè, la caratteristica che più mi ha colpito è che tu fai notare come in QAnon si entra in una dimensione iniziatica e si scopre un segreto, si scopre qualcosa e si entra dentro una sorta di battaglia escatologica. In qualche modo il pendolo racconta un po' tutto questo, nel senso che tutti i personaggi, i diabolici del pendolo di Foucault, cercano una verità che si sottrae sempre, no? E tutte le vicende partono da lì. Forse ho già messo troppa carne al fuoco, ma ti chiederei perché e in che modo hai visto il pendolo come l'unica via di uscita da questa matassa inestricabile. Dunque, sì, il pendolo di Foucault esce nell'88, ma si svolge tra il 72 e l'84. Tra l'altro ne celebriamo insieme il trentennale della pubblicazione, scrivendone, parlandone, e fu proprio in quell'anno del trentennale che QAnon divenne un fenomeno di massa, nel 2018. Quindi c'è proprio anche una coincidenza e una serie di risonanze. Guardare indietro il pendolo di Foucault e guardarsi intorno e vedere QAnon, che con molta probabilità nasce da una burla, non necessariamente da un intento parodico, ma sicuramente da un intento di shitposting, come dicono loro, di cazzeggio malevolo, e poi diventa mostruoso, diventa tante cose insieme, diventa un movimento politico, un culto di massa, un gioco online, multipiattaforme, multiutente. Nel pendolo di Foucault succede esattamente questo. È la fabula del pendolo di Foucault, un intento parodico, ironico, in quel caso più blasé, giocato tra raffinatissimi intellettuali, tre redattori di una casa editrice milanese, cominciano a mettere insieme, a comporre questa gigantesca parodia di tutte le fantasie di complotto mai elaborate, mai fantasticate, e poi assistono increduli, interdetti, all'inverarsi della loro parodia. La loro parodia viene presa sul serio e questo ha delle conseguenze, degli effetti, il tutto si ingrossa a palla di neve e travolge le loro vite. Quando succede questo? Quando è che questi tre redattori, Belbo, Diotallevi e Casobon, cominciano questo gioco parodico? Quando si entra compiutamente nell'epoca della postmodernità. Credo sia molto utile distinguere tra postmodernità, che è una fase storica, e postmodernismo, che mette insieme le manifestazioni filosofiche, teoriche, estetiche, che vorrebbero interpretare lo spirito della postmodernità. Ed è proprio il postmodernismo il loro problema, perché loro pensano di poter fare pastiche di tutto, di poter fare ironia su tutto. Questo mentre nella Milano in cui vivono, più che altrove, si manifestano tutti i sintomi del cosiddetto riflusso, la grande risacca sociale dopo il decennio delle grandi lotte avviate con l'occupazione delle università nel 67-68 e con l'autunno caldo del 69. Insomma, dopo questo decennio di grandi lotte e
di ultima reviviscenza di grandi narrazioni antagoniste a quella del Capitale, rimane un'unica grande narrazione intorno, quella panglossiana del capitalismo come migliore dei mondi possibili. Quando si afferma un'unica grande narrazione dicendo che non esistono più le grandi narrazioni, significa semplicemente che ogni esigenza, ogni bisogno, ogni istanza che le altre grandi narrazioni intercettavano, interpretavano, cercavano di rappresentare, viene accantonata, viene rimossa, però si accumula un grande rimosso, un grandissimo rimosso, perché non c'è più rappresentazione né rappresentanza di istanze alternative antagoniste, ed è la miglior condizione perché prosperi il segreto generalizzato o quantomeno il sospetto del segreto generalizzato. Ovunque si percepiscano complotti, macchinazioni occulte, l'affermarsi del there is no alternative è perfetto per i cospirazionismi, è proprio l'atmosfera culturale ideale, proprio perché troppe cose vengono disviste, troppe cose vengono non dette, troppe cose vengono accantonate, silenziate, oppure raccontate tramite narrazioni diversive che ne impoveriscono il senso, non ne fanno capire l'urgenza. Quindi secondo me c'è proprio un legame strettissimo, conseguenziale, tra il postmodernismo acritico, diciamo l'adesione fintamente ironica o pretesamente ironica o illusoriamente ironica all'esistente del TINA, del There is no alternative, e il cospirazionismo, che non può che avere un grandissimo successo perché dà interpretazioni, come dicevi tu, semplici, per quanto bizantine e convolute siano le sue narrazioni, alla fine il messaggio che viene dato si riduce a qualcosa di molto semplice: ci sono dei gruppi di potere oscuri che controllano tutto e tutto quello che noi vediamo in realtà è parte del loro piano e tutto avviene contro di te e questa è la causa dei tuoi fallimenti, questa è la causa del tuo malessere, questa è la causa del tuo dolore, eccetera. Però tu puoi in parte riscattarti accedendo alla conoscenza di questo, e qui entra la dimensione iniziatica, e anche qui siamo nel campo delle contraddizioni in termini, perché è una dimensione iniziatica di massa, c'è tutta un'industria editoriale, culturale, cinematografica, eccetera, basata sull'idea che ti faccio sapere quali sono i complotti segreti. Sono complotti segreti, pretesamente segreti, di cui continuano a parlare ossessivamente milioni e milioni di persone 24 ore su 24, convinti di essere degli iniziati, perché loro hanno preso, come si dice nel gergo tratto da Matrix, la pillola rossa, sanno cosa accade dietro le quinte del mondo e in questo modo si sentono compensati per il loro stato di minorità, per le loro frustrazioni. È vero, tutto il mondo complotta contro di me, ma io lo so. Questa è la dimensione consolatoria del cospirazionismo. Chiaramente tutto questo produce continue aporie. Se questi controllano tutto, come mai tu puoi dirlo? Anche il tuo denunciare il complotto forse è parte del complotto, non si finisce più, è ricorsivo, è a spirale, è un movimento a spirale che porta sempre in questo luogo che, come dicevi tu, è un vuoto in realtà. Quel vuoto è il vano segreto che non contiene nulla di quella che Furio Iesi chiamava la macchina mitologica. Se ci fosse qualcosa al centro di quella spirale dove tutti i discorsi collassano e precipitano, se ci fosse qualcosa, allora non staremmo parlando di cospirazionismo, di fantasie, di complotto, eccetera. Il punto è che là dentro, in quel punto dove tutti i discorsi collassano, non c'è nulla. La spirale si muove verso un centro dove non c'è niente. C'è un effetto di mistero, ma se uno andasse ad aprire quel vano della macchina mitologica, dentro non ci troverebbe assolutamente nulla. Guarda, in qualche modo hai già anticipato la mia seconda domanda, no? Proprio perché Il pendolo effettivamente è un romanzo che deve molto, se non a Iesi, allo stesso ordine di problemi, allo stesso modo di ragionare sulla teoria della cultura, a una stessa matrice militante di intendere la teoria, la critica dell'ideologia e il rapporto appunto con la storia delle idee.
Tu hai citato la macchina mitologica di Iesi. Lui parla della macchina mitologica come della forma di un congegno che produce forme di epifanie, di miti, inducendo a credere pressante che essa stessa celi il mito entro le proprie pareti non penetrabili. Ora, sostanzialmente Iesi aveva utilizzato questa immagine per parlare di come si debba parlare del mito. Il fatto che ci sia una fame di mito, lui utilizza proprio questo termine, e quindi il mistero produce tutta una serie di racconti lungo i bordi di una struttura assente. E questo genera poi questa funzione mitopoietica, perché poi alla fine la macchina mitologica è sia epistemologicamente il modo in cui si parla del mito, ogni teoria sul mito in qualche modo è una macchina che propone dei modelli per interpretare un fenomeno non altrimenti conoscibile. Ma poi sono tante anche le macchine mitologiche intese foucaultianamente come dispositivi, no? Quindi Iesi utilizza queste due accezioni, sia come la storia della teoria del mito è in qualche modo una macchina mitologica, che appunto poi ci sono tante macchine mitologiche, quanti sono i mitologi e i racconti, no? Che utilizzano materiali, che generano queste realtà e soprattutto fanno riferimento a dei depositi, a delle topiche, a dei luoghi comuni, a degli stereotipi, no? Per cui anche questa idea di mito come luogo comune funziona molto. Io ho trovato molto interessante la tua idea di effetto di mistero, nel senso che effettivamente la macchina mitologica è anche questa produzione di iperfetazione, sostanzialmente, di racconti attorno al nulla che sembra avere delle caratteristiche di esorcismo, no? E quindi, oltre, in qualche modo è una risposta che hai già dato, però è interessante notare come la conspirituality, così come viene definita, si muova proprio a partire da questa fame di mito. Io credo che, prima dicevo, ci sia nel tuo lavoro anche una filosofia del digitale, cioè rispetto a tanti ragionamenti che considerano il web come se fosse un medium uguale agli altri, nel tuo lavoro c'è l'idea che la rete è diventata qualcosa di più, nella misura in cui è un ipermedium che assume addirittura una funzione, oserei dire, trascendentale, no? Cioè, mi spiego meglio, nella misura in cui ci sono dei contenuti generati dagli utenti, in cui sei tu che fai parte del sistema, in cui sei tu che crei e alimenti questa cosa, è chiaro che si possono creare fenomeni indotti dall'alto, quello che tu hai già detto prima, quando le prime briciole vengono disseminate a partire da una beffa, e ci sono quelle di 4chan e poi 8chan che le utilizzano, no, in modo abnorme. E poi ci sono degli altri che raccolgono queste briciole e alimentano e aumentano questa narrazione. Questo ha generato un'idea che io credo che tu abbia espresso in modo molto chiaro. Cioè, il digitale nasce come utopia libertaria, come una roba di sinistra, e diventa una piattaforma reazionaria. Questo è anche il motivo per cui mi sembra il vostro rapporto, il tuo rapporto con i social media sia fortemente problematico, no? Sei anche uscito da Twitter, ci sono tutta una serie di strumenti che utilizzi e altri no. E l'altro tema è quello di come questa versione della cultura di destra mi sembra l'ennesima versione di come certe idee che un tempo erano di sinistra sono state utilizzate in modo in controfase, no? E quindi siano diventate di segno opposto. In QAnon io vedo questa appropriazione delle strategie di guerriglia semiologica che un tempo erano controcultura e che l'alt-right invece ha fatta propria, confidando sul fatto che qualcuno ci sarebbe poi cascato, no? E quindi la disinformazione fa ancora un ulteriore lavoro su i creduloni. E dall'altro c'è un dato terrificante, la cultura pop, no? Tu dedichi molta attenzione alla cultura pop, e quella è un'altra delle matrici fortissime della macchina mitologica di QAnon.
nella misura in cui una cosa anche come l'adrenocromo, qualsiasi cosa sia, in realtà era in un romanzo distopico che doveva prendere per i fondelli i conservatori, no, i reazionari, e invece viene letta come se fosse una cosa reale, no? Quindi anche qua, come dire, una roba molto ironica della cultura pop che faceva ridere gli intellettuali di sinistra è diventata invece una credenza per chi non ha la capacità di decifrare un'allegoria o una addirittura appunto un'ironia molto raffinata, decostruttiva, e lo legge in senso letterale. Quindi ti chiederei un ragionamento su questi due aspetti, no? Il digitale e la cultura pop. Sì, volentieri. Parto dalla cosa che dicevi prima su mito e sugli effetti di mistero, l'espressione che uso nel libro, che però trovo molto jesiana in realtà. Cioè, è un conio mio, ma potrebbe essere tranquillamente in una riflessione di Jesi. C'è un controverso filologo, glottologo, linguista, Giovanni Semerano, morto molto anziano qualche anno fa, che contestava, diciamo, l'etimologia indoeuropea, definiva l'indoeuropeo proprio come coinè linguistica un mito, e lui diceva che in realtà le radici delle lingue che noi normalmente chiamiamo indoeuropee in realtà sono semitiche, e ritrovava le spiegazioni a molti enigmi etimologici nell'accadico, lingua dell'Asia Minore, lingua semitica, antenata delle lingue semitiche attuali. Ora non voglio entrare nella disputa, non mi voglio esprimere se Semerano avesse ragione o no. Di sicuro, quando lui compilò il suo gigantesco dizionario etimologico, trovò moltissime lacune, moltissime etimologie non spiegate, e le spiegò, o quantomeno pretese di spiegarle, risalendo all'accadico. Allora, ad esempio, lui diceva: la radice della parola mistero rimane appunto misteriosa. Diceva: non sappiamo perché il mistero si chiami mistero. E lui risaliva all'accadico e diceva che mis in accadico vuol dire notte, e quindi una spiegazione molto suggestiva, no? Appunto, il mistero è ciò che è avvolto dal buio, è ciò che è avvolto dalla notte, è ciò che viene dalla notte ed è ciò che avviene durante la notte. Effettivamente l'effetto di mistero si basa sul non vedere. Tu non lo sai cosa c'è all'interno della macchina mitologica, in realtà, e le tue sono tutte congetture. Sono tutte fantasticherie, sono tutte illazioni, sono dei trip, per dirla appunto in una maniera molto gergale. E tutti questi trip Jesi li chiama materiali mitologici, perché dice: non esiste il mito. Tra l'altro non esiste nemmeno una definizione univoca ed esaustiva del termine mito, ha decine di significati sia nel nostro uso comune sia a seconda delle discipline in cui il termine appare, dei regimi discorsivi in cui il termine appare. Sono stati fatti diversi tentativi di chiarificazione e sistematizzazione, però alla fine non se ne viene a capo. Il mito è tante cose contemporaneamente, è inevitabile. Per questo è più proficuo dire che il mito è una dimensione irraggiungibile, inattingibile, e in qualche modo un rimpianto di una dimensione panica del vivere in un contatto diretto con il mondo che i miti raccontano. È un impossibile ritorno il mito è sempre rimpianto, in qualche modo è sempre nostalgia, perfino quando è un mito proiettato in avanti. C'è una dimensione di rimpianto, di rammarico per non poter toccare quelle cose. Careni diceva: c'è molta distanza tra le labbra e l'orlo del calice. Usava l'allegoria dell'abbeverarsi alla fonte del mito, bere il mito, usava questa metafora di potabilità del mito, però diceva: in realtà c'è un'impossibilità di fondo, perché noi possiamo solo avvicinarci le labbra all'orlo della coppa, ma non possiamo mai toccare quell'orlo della coppa, perché per l'essere umano contemporaneo che vive nelle nostre società complesse, quella dimensione panica del mito in cui secondo lui viveva l'uomo dell'antichità è inattingibile, è irraggiungibile, non è irriproducibile. È proprio davanti a quest'ordine di problema che nasce il concetto di macchina mitologica. Noi siamo costantemente esposti all'azione di dispositivi, di discorsi che
producono effetti di mistero che noi poi interpretiamo come mito. Quindi c'è una serie di metafore visive, appunto l'oscurità, la luce, il non vedere, e arriviamo al digitale. Il digitale fu presentato, internet fu presentato come un passo in avanti nella storia dei lumi, un produrre più luce. Si dice che fu l'ultima frase che disse, credo, Goethe prima di morire, mehr Licht, più luce, no? E nella narrazione, diciamo, prometeica di internet era mehr Licht, appunto, più luce, vedremo più cose, avremo più luce, più saperi, ci vedremo. Grazie a internet entreremo in contatto un po' più facilmente. Se noi guardiamo, era proprio una macchina che vede internet, che è il titolo di un, in realtà è il titolo di un libro di Paul Virilio, ma appunto internet come macchina che vede, macchina per vedere, macchina per illuminare, macchina per gettare più luce. In realtà è diventata talmente vasta, è diventata una mappa uno a uno del mondo. Si dice che internet sia la forma che ha preso il capitalismo stesso, sono tutte immagini che ne fanno capire la vastità, l'inassimilabilità in termini di sintesi di tutti i messaggi, di tutti i saperi, di tutta l'abnorme mole di informazione quotidiana. E però appunto questo fa sì che in realtà ci sia un sacco di oscurità in rete, di cose che non potrai mai vedere, di vani presuntamente segreti dove dentro c'è chissà che cosa. E infatti poi c'è anche questo submito del dark web, non a caso, no? Della rete oscura. Dalla narrazione della rete come luogo dove ogni cosa è illuminata, e qui ogni volta stiamo citando titoli di libri, adesso invece prevale questa cosa che internet ha un sacco di meandri oscuri, oscurissimi, dove c'è un buio densissimo, come i fondali della fossa delle Marianne, dove ci sono forme di vita, pesci, molluschi che non hanno mai visto la luce e che vivono là sotto, dove c'è una pressione fortissima, si sono adattati in quel mondo lì. A volte si racconta la rete, si raccontano alcuni luoghi della rete più o meno come si racconta i fondali della fossa delle Marianne. Il digitale, noi tendiamo a usare dei singolari proprio per cercare di nominare questa cosa che in realtà è un molteplice che produce degli effetti appunto di sublime dinamico. È una categoria kantiana che nel libro usano: quando tu ti trovi di fronte alla possenza fuori controllo della natura, però la scampi, cioè lui parla ad esempio di una tempesta vista però da una posizione di sicurezza, cogli una forma di bellezza, di incanto, che lui chiama il sublime dinamico. Io lo uso per il cospirazionismo, ma vale anche per la rete stessa. Ci troviamo di fronte a fenomeni immani, fuori controllo, caotici, spaventosi, pensando però che tutto questo sia dietro lo schermo, no? In qualche modo tu sei fuori, li puoi contemplare fino a che non escono da quello schermo, chiaramente, no? E l'effetto che si prova è quello del sublime dinamico, cioè di fronte appunto a questi mostri della rete spesso ci troviamo in una situazione di paradossale incanto, e c'è tutta una fascinazione per le sottoculture più ripugnanti, più estreme che si trovano in rete, e noi li contempliamo come fenomeni sociologici ed estetici molto cool in fondo, no? Finché appunto non producono mostri che escono dallo schermo, escono dalla rete. Allora lì non si tratta più del sublime dinamico, ti ritrovi appunto le sparatorie per strada. Tutto ciò è aizzato da algoritmi. Quando parlo dei social network ne parlo anche appunto come macchine che producono comportamenti, macchine che generano continuamente comportamenti in quanto mercificano preventivamente i comportamenti, mercificano preventivamente le interazioni tra gli utenti, perché il modello di business è quello dell'estrazione continua di dati su come gli utenti si muovono online, dati su quello che vedono, dati su quello che cliccano, dati su quanti minuti di un video guardano prima di passare ad altro, dati su dove mettono i like, dati su cosa retweetano, dati su cosa condividono, dati sulle parole che usano con maggiore frequenza, dati sugli orari in cui si collegano più compulsivamente o meno,
dati sul tempo di veglia e il tempo di sonno e sulla erosione di quest'ultimo a vantaggio del primo. Questo patrimonio di dati sui nostri comportamenti individuali e collettivi viene estratto, impacchettato in forma di merce, venduto alle industrie che se ne servono per perfezionare, acuminare i loro apparati di cattura, l'industria pubblicitaria come quella militare o qualunque altra industria che abbia bisogno di capire meglio i comportamenti del potenziale cliente, della potenziale audience. È per questo che abbiamo sviluppato come Wuming una critica, non unici, non da soli, chiaramente una critica ai social, perché non sono semplicemente un mezzo, sono un ambiente, un laboratorio dentro il quale noi siamo la coltura batterica che viene studiata. Noi siamo dell'idea che non si debba per forza usare ogni mezzo, bisogna usare, come diceva Coltale, ogni mezzo necessario. Allora, tutto sta nel capire quali mezzi si sentono necessari e quali no. Per poter portare avanti il nostro discorso, fare le nostre cose, noi non riteniamo necessario usare i social media. Abbiamo fatto tutta una serie di valutazioni nel corso degli anni che ci hanno portato a non usare mai Facebook e poi ad un certo punto ad abbandonare Twitter, perché non pensavamo di poterli utilizzare a modo nostro, non li pensavamo compatibili col nostro modo di dire e fare, e quindi a un certo punto li abbiamo disertati e li abbiamo abbandonati, ma abbiamo cercato di farlo a ragion veduta e abbiamo cercato di essere il più chiari possibile sul perché appunto li disertavamo o li abbandonavamo. Ci troviamo di fronte a un calderone ineffabile, ineffabile proprio nel suo significato, nella sua accezione più stretta, cioè indicibile. È un calderone di cui si fa fatica a parlare, mancano le metafore adeguate e il nostro linguaggio non riesce a catturare la vastità e l'intricatezza di questo mondo che abbiamo costruito e che il modello di business del capitalismo digitale del XXI secolo continua ad alimentare, a far crescere ed escrescere. All'interno di questo calderone è impossibile che esistano delle prassi, delle tattiche che siano di per sé liberanti. E questa è l'ultima cosa che dico in risposta al tuo stimolo. Parlavi appunto di come delle prassi, delle tattiche, delle strategie, delle enunciazioni tipiche di percorsi appunto di sinistra, dei movimenti legati all'emancipazione, alla liberazione, poi sono stati appropriati da forze contrarie e piegati ai loro interessi. Questo è sempre successo. Ci voleva un po' di tempo, ogni prassi è stata in qualche modo recuperata, è sempre una corsa contro il tempo, no? Per vedere quanto tempo ci mette il capitale a mercificare le tue prassi o il nemico a trovare il modo di disinnescarne la carica critica. Solo che in epoca pre-internet questo processo era più lungo, adesso è rapidissimo, perché una prassi che si vuole critica, un intervento culturale che si vuole critico all'interno di quel mondo, in particolare dei social network, diventi il proprio contrario, basta pochissimo tempo, a volte pochi minuti, perché di per sé in quel calderone dove ogni interazione è preventivamente mercificata o quantomeno è portata in direzione della propria mercificazione, è ovvio che le prassi vengano recuperate. Non possono aggredire il sistema da lì dentro, perché sono già preventivamente parte di quel sistema, rispondono a delle esigenze che sono quelle appunto dei padroni della rete o dei padroni delle piattaforme, dei padroni dei social network come Facebook, come Instagram, come Twitter, come TikTok. Dobbiamo rassegnarci al fatto che non esistono prassi che siano di per sé liberanti. Bisogna sempre capire il contesto, le tempistiche, avere chiaro lo scopo dei nostri interventi culturali, avere chiaro quali mezzi sono necessari per portarli avanti e quali superflui o addirittura controproducenti. È un lavoro di una vita, cioè non è una cosa per cui possa esistere un manuale scritto una volta per tutti. Di certo non possiamo rinunciare a lavorare con i materiali
della cultura intorno a noi. Non possiamo ritirarci e non farlo. Appunto, anche lì costruiremo un sapere pretesamente elitario, di nicchie, di pochi presunti illuminati. No, è chiaro che bisogna comunque sporcarsi le mani con la cultura pop. Io mi sono sporcato le mani con QAnon e con alcuni esempi della subculture pop più lerce e sudice a mia memoria. Mi sono dovuto vedere dei video stragi neonaziste che erano stati girati dagli stragisti stessi e che palesemente citavano dei videogame sparatutto. Ecco, quindi è proprio il mondo in cui le culture pop, le subculture pop hanno degli effetti mostruosi, vengono citati all'interno di contesti spregevolissimi, e però appunto mi sono sporcato le mani lavorandoci sopra, e bisogna continuare a farlo. Certo, ci vuole molto stomaco, ci vuole molta lucidità. Siamo in un momento in cui di lucidità in giro sembra non ce ne sia tanta, bisogna raccogliere quella residua e cercare di allargare il novero di chi una certa lucidità la mantiene. Ultimissima cosa, è una lucidità che comunque non può fare a meno dell'incanto. Cioè, se noi pensiamo di razionalizzare tutto, non capiamo tutto quello che sta succedendo intorno a noi. Non capiamo la presa del cospirazionismo, non capiamo le esigenze, le istanze inespresse o distorte, non capiamo nulla di tutto ciò che ha fatto QAnon. Quindi noi dobbiamo comunque porci in una dimensione di ascolto nei confronti della necessità di incanto, fosse anche il sublime dinamico di cui parlavo prima. Nel tuo libro tu mostri come evidentemente la situazione pandemica, perché non si può ancora dire post-pandemica, ma in ogni caso la situazione che stiamo vivendo abbia accelerato tutta una serie di eventi, li abbia resi possibili e li abbia radicalizzati. E in questo però c'è un'operazione molto interessante, perché il libro riesce a fare una bellissima storia della pandemia, della gestione della pandemia, una storia politica della cronaca che tu stavi vivendo in un quadro generale. In più è un libro che ha molto rispetto anche, no, nei confronti della sofferenza che ha spinto molte persone a magari anche solo una volta sbagliarsi e credere a una falsa notizia che veniva data in un momento, insomma, no? Quindi questa dimensione dell'ascolto, dei bisogni a cui il mito, anche il mito più sbagliato, risponde, in qualche modo non possono essere abbandonati quei bisogni, no? Però ecco, mi sembra interessante che ci sia una fortissima umiltà nel tuo lavoro e anche una forma, da un lato autobiografica, nel momento in cui tu parli di un disagio forte, che evidentemente hai vissuto come molti di noi, io stesso non nascondo di aver passato mesi terrificanti, e quindi affronti anche letterariamente l'idea di un burnout che può essere gestito col flusso di coscienza. In più fai anche un'autosocioanalisi, cos'era l'Uther Blissett Project, come siamo diventati questa cosa, come si è trasformato il progetto di cui fai parte, in che modo, insomma, tutta una serie di vicende che si stringono, no? E si avvitano nella vicenda del panico morale paranoide di cui QAnon è il precipitato, esistevano già in Italia in molti momenti, e di come a Bologna abbiate vissuto delle esperienze di controinformazione e costruzione del nemico paradossale. Mi sembra anche un lavoro di autocoscienza profondissimo e anche molto doloroso e molto onesto. In più, e mi avvio veramente alla conclusione, c'è questo bisogno dell'incanto che io credo tu abbia restituito in modo magistrale con la verità della letteratura. Cioè, mi spiego, laddove rischiavi di collassare sotto un amore di materiale impressionante che doveva farsi libro e racconto, a un certo punto tu riscrivi un pendolo di Foucault di un mondo parallelo, e quindi c'è un sogno in cui tu diventi un protagonista, cioè non c'è più Casau Bon, ma i Belbo e i Diotallevi sono i tuoi interlocutori, e racconti tutta la storia dei complotti dall'inizio
come se fossi Casau Bon che racconta la storia dei Templari, no? Mi ricordo che più volte ci siamo detti che quella parte lì di Casau Bon che racconta i Templari è meravigliosa, e il modo in cui tutti volebbero sentir raccontare la storia delle idee. E in qualche modo tu l'hai fatto, e posso dirti, senza esagerare con la piaggeria, che in qualche modo in quel cambio di stile, in quella riscrittura, c'è davvero una verità letteraria, e l'incanto sei riuscito a darlo nella forma del romanzo. Quindi ancora una volta, in qualche modo, l'incanto di cui noi abbiamo bisogno, e io lo rivendico illuministicamente, è la forma del racconto, che io considero la forma ultima estrema di utopia, ecco. Non so se ti ritrovi in questa descrizione. Beh sì, alla fine sì, il bar del pendolo di Foucault che io riallestisco, riarredo e riambiento e che uso come teatro del mio sogno è in fin dei conti un luogo utopico, è un luogo dove senza dover preoccuparsi delle ore che passano, senza avere necessità biologiche, si può fare storia della cultura maneggiando anche materiali roventi senza farsi male. È appunto un luogo idealizzato in cui riuscire un attimo a fermarsi, uscire dal flusso delle informazioni soverchianti, uscire dalla fatica. Nel sogno faccio notare che io riesco a stare seduto per ore, nonostante nella vita reale io non riesca. Anche in questo momento ho un cuscino lombare perché ho un'ernia e un disco vertebrale schiacciato, e quindi appunto non c'è il dolore, non c'è la fatica, è un'utopia. Io avevo bisogno di un luogo utopico nel quale poter finire il libro, cioè nel quale riuscire a dare una forma a questa marasma di genealogie che QAnon ti fa mettere in campo. Però si sta parlando comunque di questioni di vita o di morte, letteralmente, perché QAnon ha fatto morire della gente, insomma ha rovinato la vita a un sacco di gente. La pandemia intorno, appunto la gestione della pandemia, sono questioni di vita o di morte. Quindi è un luogo utopico nel quale si riesce a fare cultura, però sempre sapendo che la cultura è questione di vita o di morte. Mi viene in mente un altro che molto probabilmente si è ispirato alla ricostruzione storica sui Templari che c'è nel pendolo di Foucault, ed è Jonathan Littell nelle Benevole. È un prestito non dichiarato, è un omaggio non dichiarato, ma secondo me si sente forte. Ad un certo punto, quando il protagonista ufficiale delle SS si ritrova nel Caucaso, c'è una discussione lunga 50 pagine di linguistica e storia, che non è mai noiosa, è incredibile, perché se lo dici, a un certo punto nel romanzo ci sono 50 pagine di discussione di questioni linguistiche. Perché non è mai noiosa? Perché quelle questioni linguistiche sono questioni di vita o di morte, letteralmente, perché si sta parlando dei cosiddetti Bergjuden, in tedesco ebrei della montagna, che vivono in quella zona del Caucaso, e si tratta di capire se siano detti ebrei della montagna per modo di dire o se siano veramente ebrei, perché se sono veramente ebrei allora vanno sterminati. E quindi sì, luoghi dove disquisisci di cultura sapendo che la cultura è questione di vita o di morte. Ho messo in campo tantissime tecniche per scrivere il libro, e fin da subito il mio scopo qual era? Era quello di non pormi al di fuori della materia che stavo maneggiando, perché come hai ricordato, per molti versi ero coinvolto in QAnon prima che QAnon esistesse, perché ho lavorato sull'abuso rituale satanico, su uno dei mitologemi principali usati da QAnon, posti al centro delle sue narrazioni. Mi sono occupato di teoremi giudiziari che somigliavano tantissimo a certe narrazioni di QAnon, e poi soprattutto ci sono queste misteriose risonanze tra il nostro romanzo Q e la premessa narrativa di QAnon, questi dispacci enigmatici firmati Q, e quindi ero coinvolto, non potevo starne fuori, raccontare da fuori. Quindi tutte le tecniche che hai elencato sommariamente prima, che io ho utilizzato, servivano a
a incorporare il mio stesso percorso di ricerca e per molti versi anche esistenziale e di formazione, la mia Bildung, eccetera, di metterle proprio dentro la narrazione stessa, perché era necessario. Appunto, sempre la questione del raccontare una storia con ogni mezzo necessario, senza parlare di Luther Bliss, senza parlare dell'isteria di massa sul pedosatanismo nell'Europa e nell'Italia del 1996-97, senza parlare dei bambini di Satana, dei diavoli della bassa modenese, dell'asilo, del presunto asilo degli orrori di Vignano Flaminio, di Bibbiano, di queste cose qui, non avrei fatto capire un aspetto centrale, che secondo me è centrale, non avrei fatto capire che QAnon è roba nostra, è profondamente europeo, è stato descritto per anni come un'americanata, ma questa cosa è del tutto fuorviante, perché come ben sappiamo noi che ci siamo occupati in tutti questi anni di mitologie, le mitologie di QAnon sono tutte europee, vengono tutte dall'Europa, sono state tutte collaudate quelle macchine mitologiche in Europa prima di essere scatenate negli Stati Uniti. E poi ogni tanto quelle macchine riattraversano l'Atlantico, arrivano qui, producono altre mitologie che qui si riadattano e poi ritornano di là. È un dialogo transatlantico continuo, anche per questo la seconda parte del libro si chiama Filamenti di genoma transatlantico, perché c'è un po' questa illusione, ah, gli americani sono matti, guarda là in che società vivono, però in realtà il record di morti fatti da uno stragista di estrema destra ispirato da fantasie di complotto che noi avremmo detto americane, in realtà ce l'ha Anders Breivik, un norvegese, la strage di Utøya, cosa che avviene sul suolo europeo. Noi, tra l'altro, qualche anno fa, con la scorribanda di Luca Traini a Macerata, siamo stati vicinissimi ad avere una strage, virgolette, all'americana, ispirata da una fantasia di complotto che è quella della grande sostituzione, no, del genocidio bianco, come la chiamano nel mondo anglosassone. Abbiamo avuto la strage di Piazza Dalmazia, Gianluca Casseri, che ha cominciato a sparare sugli ambulanti senegalesi di Firenze, anche lui un cultore di fantasie del complotto, autore di un libro che polemizzava con il cimitero di Praga di Eco riguardo ai protocolli dei savi anziani di Sion. Era un, virgolette, esperto di estrema destra dei protocolli, uno di quelli che sulla scia di Evola o di Nesta Webster dicono è vero, il documento è un falso, ma dice il vero. Ed era in questo che entrava in polemica con Umberto Eco, poco dopo aver scritto quel libro sui protocolli dei savi anziani di Sion, armato di tutto punto, è andato per strada a Firenze a fare morti nella comunità senegalese, prima poi di spararsi. Quindi in realtà sono fenomeni che ci sono anche da noi, li vediamo meno spesso perché qui le armi circolano di meno e non sono fenomeni di importazione. Vorrei ricordare che in Europa c'è stata la più grande mattanza, la più grande carneficina causata da una fantasia di complotto, cioè dall'antisemitismo, dal mito del complotto giudaico. Cioè abbiamo avuto lo sterminio nazista. Quindi non direi che queste sono americanate, però se non avessi parlato del mio diretto coinvolgimento, del mio ruolo diretto, mio, intendo nostro, del Luther Bliss Project, all'interno di quelle vicende prettamente italiche, non avrei fatto capire questo. Quindi il ricorso all'autobiografismo era assolutamente necessario in quel caso, non era un vezzo. Dopodiché sì, è vero che hai detto anche spesso il libro, cioè, è scritto con dolore, certo, perché comunque con il dolore che avevo intorno, il dolore di cui parlavo, il dolore che ogni tanto mi rompeva, perché io mentre finivo il libro è morto Marco Dimitri, di cui io stavo ricostruendo l'odissea giudiziaria. Quindi appunto non sono storie lontane, sono e non ce le abbiamo alle spalle, le abbiamo sempre sulle spalle, è un gravame che ci portiamo dietro e quel gravame è ovviamente doloroso. Poi appunto ero circondato dal dolore dell'emergenza pandemica, come te ho una figlia adolescente e sappiamo che cosa abbia significato quest'ultimo anno e mezzo
per i ragazzi, poi dolore fisico perché ho avuto due colpi della strega mentre finivo il libro e ho avuto pure il Covid a dicembre, quello per fortuna non mi ha fatto nulla, ce l'ho avuto in forma praticamente asintomatica, però 21 giorni di isolamento con tutta la famiglia, con tutte le preoccupazioni, con tutte le ricadute, mentre stavo finendo il libro. Tutto questo credo che dalla scrittura traspaia. Certo, allora io chiuderei questa nostra conversazione ringraziandoti per la generosità con cui hai raccontato anche questo aspetto, e a questo punto mi congedo non tanto da personaggio, ben felice di esserlo stato, ma soprattutto da lettore, perché in qualche modo il lettore viene trascinato agli inferi, viene preso a schiaffi, viene confuso, ma poi viene incantato veramente, e quindi ti ringrazio per avermi fatto incontrare un'altra volta un personaggio come Biota Levi, per avermi portato, perché ti assicuro, e lo dico senza piaggeria, a un certo punto mi sono sentito uno di quelli che erano intorno al bar e che si affollano a sentire, uno di quelle persone che erano lì e che sentono la tua voce e si accalcano per sentire che cosa stavi raccontando. E questo, in questo momento, è veramente una forma di rivedere le stelle, ecco, mettila così, dopo quella discesa agli inferi. Grazie mille. Neon the month.